valvola chiusa. Questo è proprio un bel giocattolino, eh? Sì. Adesso è buio, peccato che è buio. Però qua si dovrebbe leggere cosa c'è scritto, no? Vediamo l'interno. Fondo scala 330. Madonna che bestia. Complimenti veramente, amico mio. Grazie. Veramente bella. Ti volevo chiedere una cosa. Sì, sì, un attimo solo. È una figata. Che iPhone, questo è un telefono. Ah, è partito il filmato. Bello. Peccato veramente che non c'è la luce. Però barra Duomo in carbonio. Adesso una volta ci vediamo, dai. Sì, facciamo un bel giretto. Guarda qua che bestia. Proprio una bella bestia. Allora Dario, 6 cilindri in linea biturbo. Questa esce di fabbrica con quanti cavalli? 4,50 e una 5,63. Con una centralina, diciamo, non nemmeno troppo costosa, quindi da 400. No, è, praticamente la mappatura di un preparatore famoso, quindi ha fatto lo scarico. E il filtro da sportivo. Scarico con, diciamo, come si chiamano le. Porca miseria. Lo scarico c'è solo il downpipe, okay. Qui nel centrale c'ha i catalizzatori, poi il terminale da sportivo M, quindi il terminale originale. Sull'altro vuoi fare la carattere scompleta invece. Io boh. Sì, questa diciamo che ti permette anche di passare inosservato. Sì, sì. Se stacchi il pedale dal gas non si sente tutto quel casino, esatto, che faceva quell'altra. E poi queste nella marmitta hai anche la possibilità di fare scarico aperto o scarico chiuso. O scarico chiuso. Esatto. Yeah, boh. Bello, bello. Sì, veramente che nei motori moderni non si vede quasi più niente, è tutto coperto. Si vede ancora qualcosa. Qualcosina, sì. Si veramente? All'ultima non l'ho vista proprio. Forse addirittura devi, è tutto coperto, non vedi niente. Grazie Dario. Grazie a te.